Cari amici, siamo di nuovo qui per approfondire alcuni aspetti del nostro progetto rinascitale. Nel video di oggi, in particolare, ci rivolgiamo ai commercianti. Essi infatti avranno un nuovo modo sia di comprare, ma soprattutto di vendere mediante bonus. Bonus che rappresenta la pseudovaluta all'interno della nostra economia parallela. Ma che cos'è esattamente? All'interno del circuito Rinascitalia, il bonus rappresenta il nuovo ed alternativo metodo per la compravendita di beni. Esso verrà direttamente stampato dalla singola persona affiliata al circuito e questo rappresenta la reale innovazione del nostro progetto. Rappresenterà inoltre lo specchio del valore economico della società, raddoppiando il potere d'acquisto del singolo iscritto e raddoppiando il volume di vendita del singolo esercente. Ed inoltre potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente all'interno del portale Rinascitalia per scambiare beni e servizi. Ma quali sono i vantaggi del commerciante? L'adesione totalmente gratuita al circuito, la possibilità di disporre di vetrine online dove poter mettere in vendita i propri prodotti, anche quelli rimasti invenduti. Quattro differenti modalità di vendita. In bonus, per darsi la possibilità di vendere quei prodotti che appunto erano rimasti invenduti con l'euro, ma anche per far circolare la nostra pseudovaluta all'interno del circuito. Parzialmente in bonus e parzialmente in euro, ovvero avere retribuita la parte spesa da un fornitore in euro, mentre la restante in bonus, trasformando i propri debiti e crediti in esigibili mediante bonus con immediati vantaggi in un rapporto commerciale triangolare che sussiste fra fornitore, commerciante, acquirente. In caso di scontistica applicata non inferiore al 30%, la possibilità di pagare la parte scontata in bonus e la differenza in euro. Inoltre, il commerciante potrà anche disporre di un secondo profilo sul portale social e-commerce Rinascitalia in qualità di affiliato semplice, per poter anche lui comprare e vendere, perché no, mediante bonus. Inoltre è chiaro che da tutto questo ci sono delle conseguenze positive: acquisizione di clienti e pubblicità mediante il portale online, ma non solo, anche la possibilità, come detto prima, di poter acquistare online in bonus tutti o molti prodotti necessari per la sua attività. Infine, ci tengo a farvi vedere quello che è il modulo di affiliazione store offline, che rappresenta l'unico e reale metodo per affiliare un'attività, quindi per far entrare un commerciante all'interno del nostro circuito. Vediamo un po' come è diviso questo modello contrattuale. Esso è suddiviso in tre parti fondamentali. La prima parte riguarda i dati aziendali, quindi ragione sociale, indirizzo, città, provincia, codice di avviamento postale, partita IVA e codice fiscale che noi richiediamo solo ed esclusivamente per motivazioni legali, cognome, nome, in qualità di, nel caso in cui la persona che sta apponendo cognome e nome non sia l'unico titolare. Telefono, cellulare, email. La seconda parte invece prevede uno spazio pubblicitario del portale online, dove andremo a inserire l'insegna, la categoria merceologica della nostra attività, qualora si tratti di alimentari, di abbigliamento, calzature, il sito, qualora esista, l'indirizzo fisico, codice di avviamento postale, città e provincia, ed una piccola clausola che abbiamo aggiunto noi di Rinascitalia, dove abbiamo, diciamo, aggiunto questa piccola parte in cui il commerciante si impegna a vendere, sempre mediante vendita online, quindi sempre tramite il portale, un certo numero di prodotti, saranno variabili ovviamente nel corso del tempo di affiliazione, e descrivendoli e ovviamente specificando in che numero, cioè quanti prodotti e quali. Infine, una terza parte che riguarda più che altro discorsi di natura legale, quindi timbro e firma titolare attività. Una parte che riguarda il trattamento dei dati personali secondo decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003,
E un'altra parte invece che riguarda i consumatori semplici, secondo l'articolo 1341-1342 e i vari comma. Queste parti saranno poi ovviamente separatamente firmate per accettazione, inserendo luogo e data. Infine, lo spazio apposito per l'inserimento del timbro dell'attività e nell'ultima parte invece, affiliato da. È un qualcosa che riguarda il singolo privato che avrà l'onore, nonché il beneficio, perché ricordiamo che affiliare un'attività, e questo lo vedremo meglio nel prossimo video, fornirà una rendita all'affiliato semplice. Affiliato da è il privato che ovviamente si occuperà dell'affiliazione dell'attività. In particolare ci tengo a precisare che stiamo cercando sponsor per fare conoscere il progetto ancor più di quello che già è conosciuto, sia muovendoci nell'online che nell'offline. E ovviamente siamo alla ricerca di persone che possano rappresentare al meglio il testimonial o i testimonial del nostro progetto. Grazie a tutti per la collaborazione.